Il 1 gennaio del 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7. È la settima volta che la nostra nazione ha la responsabilità di guidare il gruppo dei sette, forum intergovernativo nato quasi 50 anni fa e che nel tempo ha assunto un ruolo insostituibile nella difesa della libertà, della democrazia, nella gestione delle sfide globali. L'Italia ha assunto questa responsabilità storica in un tempo particolarmente complesso. Il sistema internazionale, basato sulla forza del diritto, è stato messo in discussione dalla guerra d'aggressione russa all'Ucraina e la violazione dei principi che tengono unita la comunità internazionale sta scatenando focolai di conflitto in diverse aree del mondo. Ribadiremo il nostro sostegno all'Ucraina, continueremo a lavorare per la fine della guerra e per arrivare a una pace giusta e duratura. Ci occuperemo anche del conflitto in Medio Oriente e delle altre crisi all'ordine del giorno. Nel corso dell'anno ospiteremo 20 riunioni ministeriali in un calendario che toccherà tutto il territorio nazionale e affronteremo temi di importanza strategica per il nostro presente e il nostro futuro. Centrale sarà il rapporto con le nazioni in via di sviluppo, con le economie emergenti, con un'attenzione particolare rivolta all'Africa, perché l'obiettivo che ci siamo dati è quello di costruire un modello di cooperazione da pari a pari che rifiuta l'approccio predatorio e che sia capace di offrire benefici per tutti. Dedicheremo anche per questo grande importanza alle questioni migratorie, al nesso clima-energia e alla sicurezza alimentare. L'appuntamento centrale sarà il Vertice dei Leader, in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia, Borgo Egnazia, nella meravigliosa Valle d'Itria, terra avvolta dal Mediterraneo, il mare di mezzo nel quale l'Italia ricopre storicamente e culturalmente una posizione centrale e che collega i due grandi spazi marittimi del globo, l'Atlantico da una parte, l'Indo-Pacifico dall'altro. Quel Mare Nostrum che abbiamo deciso di rappresentare anche nel logo del G7 insieme a un altro simbolo della nostra identità, l'ulivo secolare, con le sue radici solide ancorate nella tradizione e con le fronde rigogliose proiettate nel futuro. E tra le fronde ci sono sette olive che rappresentano le sette nazioni e la loro cooperazione sulle sfide globali. E tra le sfide al centro della presidenza italiana ci sarà anche quella che molti ritengono la più decisiva di questo tempo, che è l'intelligenza artificiale, tecnologia che può generare grandi opportunità, ma anche enormi rischi, oltre a incidere sugli equilibri globali. Il nostro impegno è sviluppare meccanismi di governance e fare in modo che l'intelligenza artificiale sia incentrata sull'uomo e controllata dall'uomo. Abbiamo davanti un anno estremamente impegnativo, nel quale l'Italia sarà al centro del mondo e gli occhi del mondo saranno puntati su di noi. Abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle e noi intendiamo onorarla al meglio delle nostre possibilità, dimostrando ancora una volta quanto l'Italia sia capace di tracciare la rotta.